Ciao a tutti, anche oggi siamo qui con uno strumento in diretta ogni giorno. Oggi vi volevo mostrare uno strumento che non è prettamente uno strumento musicale, sono i diapason. Dico che non sono strumenti prettamente musicali in quanto non vengono usati per creare musica. Solitamente sono strumenti che si usano per l'accordatura degli altri strumenti, appunto per dare il la durante l'accordatura, magari, che ne so, di un pianoforte. O meglio, in antichità si usavano, ora abbiamo anche semplicemente nel nostro smartphone app specifiche per accordare gli strumenti. Negli ultimi anni i diapason sono stati usati e vengono usati soprattutto per quello che è la terapia, quella che è detta la suonoterapia, o nello specifico la diapason terapia o suonopuntura, in quanto ogni diapason, qui ne vedete di varie tipologie, sia tipo come questo, che sono pesati, hanno questi piombi appunto sulle punte, sia come questo, che invece è un diapason normale. E tutti questi diapason hanno ognuno delle specifiche e hanno una frequenza specifica nel quale sono intonati e che quando facciamo risuonare emettono. Queste frequenze sono intonate su varie parti del nostro essere. Infatti, attraverso i diapason possiamo, adesso vi mostro qui, vediamo se riesco a girare la camera. Possiamo andare a lavorare su quelli che sono i punti d'agopuntura, oppure i punti di riflessologia del viso, del piede, della mano, i meridiani d'agopuntura della medicina cinese o dello shiatsu, appunto. Si può andare a lavorare su quelli che sono appunto gli organi, infatti ci sono diapason in frequenze specifiche intonate sui vari organi del nostro corpo o ad esempio sui sistemi come il sistema osseo, il sistema tendineo. Infatti si usano proprio a contatto con il corpo. Infatti si fa ad esempio in questo caso risuonare il diapason, che come vedete vibra tantissimo, e con la punta sotto si va a lavorare su quello che è il corpo, andando a creare una pressione, quindi si fa una sorta di massaggio usando proprio la punta del diapason, e allo stesso tempo il diapason inietta la frequenza specifica per quel punto, che possa essere un punto d'agopuntura, che possa essere un tendine, un muscolo magari contratto. Quindi hanno una vasta gamma di applicazione, infatti si possono usare per quelli che possono essere dei disturbi più fisici, dei disturbi come può essere il classico mal di schiena, lombalgie, cervicali, come può essere contratture oppure recupero di tendini, magari che si sono infiammati, tendiniti. Io ne ho avuto una. Mi sono portato avanti per parecchio e usando i diapason ne ho avuto parecchio beneficio anche. E tra l'altro, inoltre si possono usare anche su aspetti più psicosomatici, se così li vogliamo chiamare. Infatti, attraverso i meridiani di agopuntura, attraverso punti di riflessologia, possiamo andare a lavorare su tante altre patologie, come ansia, stress, appunto di natura psi più psicosomatica. A me i diapason piacciono tantissimo perché sono uno strumento nella sua semplicità, in quanto semplici perché emettono una singola frequenza, quindi ogni diapason deve essere, per cambiare frequenza, per lavorare su un punto diverso, devo cambiare diapason, appunto. Ma allo stesso tempo, qui ho un paio di set, ma ce ne sono un'infinità per qualsiasi campo di applicazione. Possono essere punti energetici, magari chakra, possono essere, come dicevo prima, meridiani, punti d'agopuntura, organi, stati più psicosomatici e via dicendo. E io li trovo molto efficaci, li uso nei miei trattamenti. Se qualcuno fosse curioso di provarli, li faccio qui nel mio studio, in zona Badia Polesine, comunque. Provincia di Rovigo, e basta mi contattate. Da gennaio riaprirò e riprenderò con i trattamenti anche. Quindi eventualmente vi aspetto qui nel mio studio per provare la suonoterapia e provare a sentire anche questi strumenti in
nel corpo. Ciao a tutti, a domani con un altro strumento. Buona serata e namaste.